a casa adesso. Oh, sentiti libero di venire con me se ti va. Ma nessuna pressione. Capisco se sei impegnato. Va bene, non preoccuparti. Ho solo pensato di offrire... No, ho solo pensato a un'offerta, tipo. Ehi, la mia casa è qui sopra. Nel caso tu voglia vederla, o nel caso tu non voglia... Senti una calma tranquillità, sei pieno di determinazione. Salviamo. Beh, andiamo a casa di Naftoblock. Ok. sei arrivato alla fin fine. Scusa, io non me lo sarei aspettato. Non è molto, ma... fai come se fossi a casa. Oh, sei affamato? Posso portarti qualcosa da mangiare? Questo è un sandwich fantasma. Vuoi provarlo? Sì. Hai provato a mangiarlo al sandwich fantasma. L'hai oltrepassato. Oh, non... Come non detto? Dopo un buon pasto mi piace sdraiarmi su per terra e sentirmi come... Perché? Come della spazzatura. È una tradizione di famiglia. Vuoi unirti a me? Sì? Ok. Seguimi allora. Eccoci qua. Starai disteso finché non ti muoverai. Così... Muoviti solo quando vuoi alzarti, immagino. E invece sto qua. No, non mi muovo. No. What the fuck? Ok, non pensavo sarebbe successo questo. Ok, siamo sicuri che non ci fosse qualcosa in quel sandwich fantasma? Ok, usciamo dalla trance. Quello è stato bello, grazie. Cosa c'era nel sandwich in Astabrook? Oh, quella è la mia TV. C'è uno show che mi piace vedere a volte. Il computer... il browser internet sul computer è aperto a musica di condivisione... A un forum di condivisione della musica. Ok. Continuerò a lavorare su quel CD di mix. Wow, fai musica. Ok. Spooktunes. Questo CD si chiama Spooktunes. Lo ascolti? Sì. Ok, la musica la conosco di Undertale, ma... Ok, molto interessante. E perdura? Ok, non ha perdurato, fortunatamente. Ok, strano. Sto lavorando giusto adesso. Intendo... Ok, benvenuto alla famiglia di... Allevamento di famiglia della famiglia Blu. Sì, sono l'unico impiegato. Questo posto era usato... questo posto era solito tenere un grande incasso, ma il venditore principale è sparito un giorno. Ok, adesso ci sono solo qualche venditore che salta fuori alcuni giorni. Cos'è questa cosa?
vuoi giocare? È chiamato Lumache Tuono. Ok, le lumache gareggeranno, se la lumaca gialla vince, tu vinci. Sono 10 G per giocare, va bene, dai, giochiamo. Ok, premi Z ripetutamente per incoraggiare la tua lumaca. Pronto? 2, 1, via. Perché la mia lumaca non si muove? Non funziona per il tuo. Ho capito, ha preso fuoco e punto e basta. Oh! Sembra che abbia incoraggiato la lumaca troppo forte. Ok, Napsto, blocco questa gara, è truccata. Molto interessante. Ah, sono ritornato qui. Ok, magari devo stare qui. Ok. Oddio, ci sono così tante zone in cui andare. La papera! Ah, mi vuole far attraversare. No, per adesso no. Ok. Non sembra che nessuno sia a casa. What? Cosa? È un vivente! È vivo! È vivente, non lo so. Cosa c'è scritto sopra? Ehi! Sembra che abbiamo dell'ottima spazzatura da vendere! Crab Apple, sembra. Qua non c'è assolutamente niente. Proseguiamo. Ferito, sconfitto e pieno di paura per le nostre vite, ci siamo resi agli umani. 7 dei loro più grandi magi ci hanno intrappolato nel sottosuolo con un incantesimo magico, una formula magica. Tutto può entrare, ma attraverso il velo, ma solo gli esseri con un'anima potente possono uscire. Quanti Echo Flower? C'è solo un modo per invertire l'effetto. Se solo un equivalente di 7 anime umane attacca la barriera, sarà distrutta. Ok. Ma questo posto non ha né entrate né uscite. C'è solo un modo in cui un umano possa venire qua. Noi rimarremo intrappolati qui per sempre. Ah! Sta praticamente dicendo che c'è solo un modo per cui posso venire, e penso che sia il modo in cui sia arrivato io. Ok, questa è veramente una figata. Usare i funghettini per illuminare la via è veramente. Ma se io tipo posso comunque camminare sopra? Sì, però così almeno si capisce dove devo andare. Special enemy Temmy appear here to defeat you. Temmy? Feed Temmy Flakes. No! Così è affamata, amore. What? Flex? Not cute. Oh, I have to do... No! Ha detto, i muscoli non sono carini! E lui tipo, oh, devo dire il contrario, no! Solo noi due, vero? Wow! Perché? Ok. Cosa è appena successo? Non lo voglio sapere. È apparsa una strada lì o sbaglio? È apparsa una strada che non pensavo potesse esistere. E da dove devo passare? Devo passare da là? Andiamo, non è valido. Potevo prenderla fin dall'inizio, quindi.
Ragazzi, mi fai tornare ancora indietro, spacco tutto. Spacco tutto, ci mi fanno tornare ancora indietro. Ok. Senza candela o magia, a guidarli i mostri, usano i cristalli per navigare. Ok, no, 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 no. Quindi questi cristalli in pratica... Oh mio Dio, non vedo niente! Ok. Sarebbe bello avere un checkpoint qua. E non vedo assolutamente niente. Un Echo Flower! Dietro di te. Non era un Echo Flower! Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re Asgore Dreymoor diventerà un dio. Con quel potere Asgore potrà finalmente distruggere la barriera e porterà via la superficie dagli umani e la darà indietro ai sofferenti. A noi ritornerà la sofferenza e il dolore che abbiamo subito. Capisci, umano? Questa è la tua unica chance di redenzione. Dacci la tua anima. O se la strapperò dal tuo corpo. Molto interessante. Preferisco l'opzione, me ne vado via. Andain! Ti aiuterò a combattere! Yo! Ce l'hai fatta! Andain è giusto davanti a te. Hai preso proprio i posti davanti per vederla combattere. Tipo, aspetta! Chi sta combattendo? Ehi! Non dire riguardo ai miei genitori questo, giusto? Ok. Qua c'è dell'erba. Non è che magari posso attraversarla? No, eh. Come ho fatto a non vedere questo prima? Servito una conversazione passiva. Se ti dirò il mio desiderio, prometti che non lo direi? Non lo riderai? Sicuro che non riderò. Un giorno mi piacerebbe scalare questa montagna. Dove siamo tutti intrappolati. Stando sotto il cielo, guardando al mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Ehi! Avresti detto che non avresti riso! Ok, ha riso, mi sa. Scusa, è solo divertente. È anche quello il mio desiderio. Ok. Comunque c'è una profezia. L'angelo. Colui che ha visto la superficie ritornerà. E l'underground verrà svuotato. Ok. Verrà svuotato, nel senso che l'angelo libererà tutti? Yo! Aspetta, se sei qua vuol dire che è qua anche Andain. Yo! So che non dovrei essere qui, ma vorrei chiederti qualcosa. Ragazzi, non ho mai dovuto chiedere questo a qualcuno prima. Yo! Tu sei un umano, giusto? Ragazzi, lo sapevo. Beh, ora lo so. Intendo, Andain me l'ha detto. Stai lontano dall'umano. Così... penso che mi renda tuo nemico o qualcosa del genere. Ma... non mi piace. Io... di qualcosa di offensivo, così posso odiarti. Per favore? No. Io? Cosa? Quindi devo farlo? Ecco che non faccio niente. Io... cosa? Aiuto il gas? Cosa sono i gas? Ragazzi, io... sono così inutile, tipo? Andrò a casa adesso.
qui. Io aspetta, aiuto! Sono incastrato, tripide. No, lo devo aiutare. Ok, l'ho aiutato, ok. Ragazzi, se vuoi far del male al mio amico, dovrei passarmi prima. Dovrei passare oltre prima. Farà un giro diverso, presuppongo. Andai non vuole fare del male a nessuno, evidentemente, a parte a me. Io sono un caso a parte. È andata via. Io hai davvero salvato la mia pelle. Penso che essere nemici fosse solo un pensiero. dovremmo solo essere amici invece. Ragazzi, dovrei davvero andare a casa. Scommetto che i miei genitori sono preoccupati riguardo me. A dopo ragazzo. A dopo amico. Ok. Fate vedere che ore sono intanto che... Ok, ciao Undyne. Sette anime umane. E Kinga e il re Asgore diventerà un dio. 6. Sono quelle che abbiamo collezionato fino adesso. Capisci? Per mezzo della tua settima e finale anima, questo mordo si trasformerà. Prima, comunque... tradizione, tra virgolette, per quelli che ce la fanno arrivare così lontano. Ti dovrei raccontare la tragica storia della nostra gente. È tutto iniziato molto tempo fa. No! Sai cosa? Fa culo! Perché dovrei dirti una storia quando stai per morire? No! Ok. Questa musica è bellissima. Tu è una ragazza Undyne, davvero? Tu stai in mezzo alla via del sogno e le speranze di chiunque. Le libri di storia di Alphys mi hanno fatto pensare che gli umani fossero figli. Con dei... What? Con i loro robot giganti e... i loro floreali, non lo so, ma tu sei solo un codardo che si nasconde dietro un ragazzo in modo da scapparmi ancora. Ah, si riferiva a quello che ho aiutato, ma non è vero, l'ho aiutato col cuore io. E non dimentichiamoci delle tue stupidissime scarpe, quelle che ho cambiato. Oh! Sto facendo una così grande differenza abbracciando stranieri a caso. Sai cosa sarebbe più utile a chiunque? Se tu fossi morto! Giusto! Umano! La tua continua esistenza è un crimine! La tua vita è quella che sta in mezzo a noi e la nostra libertà! Giusto adesso posso sentire il cuore di ognuno battere insieme! Tutti stanno aspettando per tutto questo momento da tutta la loro vita! Ma non siamo nervosi per niente. Quando tutti mettono il loro cuore insieme, noi non possiamo perdere. Adesso, umano, finiamolo. Giusto qui, giusto adesso. Ti mostrerò quanto determinati i mostri possano essere. Fai un passo avanti quando sei pronto. Fu-fu-fu-fu. Perché fu-fu-fu-fu? Io scappo. E se io scappo? Ok, posso scappare così a caso, non so perché. Ecco, allora... non scapperemo più! Ecco che... Engard! Check! 7 attacco, 0 difesa, l'eroina... l'eroina che non si arrende mai. Che non posso scappare finché sono verde e non sopravviverai un secondo contro di me.
What? Oh, ok. Andai solleva una grossa lancia tipo solo perché può. Quindi non posso scappare, infatti. Bleed. Hai detto Undyne che non vuoi combattere, ma non è successo niente. Non male! Che ne dici di questo? Che sei sempre scarsa, per adesso. Sfida! Non avrei dovuto farlo. Hai detto Undyne che i suoi attacchi erano troppo semplici e i proiettili vanno più veloci. Per anni ho sognato un finale felice perché gli ho detto che i suoi proiettili erano troppo semplici da schivare. E adesso la luce del sole è così vicina. Ok. Non ti lascerò scappare da noi. Oh mio Dio. Ok, abbiamo finito col riscaldamento. Oh mio Dio! Ok, posso scappare. Ah! Non andrei via dopo questa volta. Devo mangiare. Nice! Nessuno mano ce l'ho! Ok, era molto intricoso. Uccidermi adesso è un atto di pietà! Volevo guardare se avevo registrato! Ok, andai, fammi fuggire. Quindi smetti di essere così tanto resistente. Cioè, restio, tipo. Perché? Perché è così veloce? Mamma mia. Però posso scappare adesso. No, ho sbagliato, volevo scappare. Ok, fammi fuggire. Ah! Penso che sarà una battaglia a più fasi. Sei sfuggito da me per l'ultima volta. Questa musica è bellissima, tra l'altro. Alphys mi ha detto che gli umani erano determinati. Che cavolo? Ok. Capisco cosa intendesse dire con quello. No? Ok. Ma sono determinato anch'io! No, così. Scherzavo. Determinato a finirla qui, proprio ora! Mamma mia. Vedete che mi mangio ancora. La Cinnabon. Proprio adesso. Non è facile per niente. Adesso. No. No. Risparmi. Questa poi spiegamela. Ok. Risparmia. Ah! Muori! Ah, mi si trippa il cervello! No! Giuro, mi si è incasinato il cervello. Andrà tutto bene. Simon, non perdere la tua determinazione. È stato difficilissimo. Ok, adesso mi ricarico perché mi sono già visto male. Ah! Ok, ho parato tutto. Allora. Ok, io arrivo qua. Guardatela! Ah no, perché ti ho fatto Mercy? Scusa, io devo fuggire. Benvenuti al Drain. Ehi, come va? Stavo solo pensando, tu, io e Undyne dovremmo uscire qualche volta. Saremo dei buoni amici.
incontriamoci alla sua casa dopo. Corri, 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 corri. Sans! Aiuto, Sans! Sì? Armatura così calda, ma io non posso arrendermi. Ditemi che... Oh sì, perfetto. Sembra assetta. Sì? Oh, mi chiede d'acqua. Dai, glielo diamo, dai. Dai, andare in acqua, sì. È effettivamente un pesce, quindi. What? Sens, perché non mi hai aiutato? E perché quella cosa della neve sopra e siamo sconde la lava? E perché adesso c'è sto tizio qua? Ok, ok, ok. Ero settato e sono arrivato qua dalle waterfall. Perché sei arrivato lì dalle waterfall? Tiriamo di nel salva. Ok, ho battuto Undyne. E poi salve a lei. Lei mi sa che è un traghettatore così. Tipo lei, sì? Cosa? Sorry? Che c'era un umano in questa adesso? Ah, stiamo... Stanno bloccando l'area in pratica. Anche se non stanno funzionando. Ma esploreremo questa zona che mi stanno già osservando. Sei tu? Sì. E in questa zona dove mi stanno già osservando non posso scendere da qua. E nel prossimo episodio, quindi se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video di Undertale. Cosa ci aspetterà? Non lo so. Andai tra parentesi. Mi aveva quasi ucciso, ma sono riuscito a sopravvivere. Quindi, bella ragazza.